Eccoci qui anche oggi all'indomani del faccia a faccia, il confronto in televisione organizzato da Canale 2 ieri sera, che è andato in onda in diretta a partire dalle 20:30. Eccoci qui, dicevo, all'indomani di questo che sarebbe dovuto essere un confronto che purtroppo non c'è stato perché uno dei due candidati a sindaco per il ballottaggio di domenica prossima ha ritenuto di non venire in televisione. Vabbè, noi siamo dispiaciuti, ma accettiamo anche questa decisione, questa scelta. E quindi salutiamo quanti hanno seguito, tra l'altro, tantissimi che hanno seguito la nostra emittente televisiva proprio per informarsi su questa tornata elettorale di domenica prossima, su questo ballottaggio. Sappiamo che siete stati davvero tanti, i numeri ci danno conforto, insomma, di questa cosa, che Canale 2 è super seguita, l'emittente locale veramente non la può battere nessun social. Allora, veniamo a noi con il nostro ospite di oggi, ma prima che saluto subito, anzi ve lo presento immediatamente, il nostro amico Antonio Baldassarra che è qui con noi, Buongiorno a maestro, voi, più che amico, il maestro Baldassarra, maestro maestro di e vita, maestro di diciamo. vita, eppure troppo, pure troppo. Come sta? Tutto Sì, bene? tutto bene, grazie. Allora, io volevo partire da una cosa, lasciatemela dire perché voi sapete, io ho perso i freni inibitori, sarà l'età, e se c'è una cosa che mi sta sullo stomaco la devo dire, la devo evidenziare anche con il mio ospite per sentire come la pensa, perché può darsi che mi sbagli, però ultimamente mi rendo conto che il mondo va sempre più al rovescio, al contrario. Perché voi direte? Perché ho ascoltato per esempio la notizia di ieri che riguardava il Salone del Libro, dove un gruppo di attivisti, secondo quanto viene riportato dai nostri politici nazionali, ma anche a sentire i commenti delle TV nazionali che hanno riportato la notizia, dei giovani che hanno liberamente, democraticamente protestato durante lo svolgimento del Salone del Libro, impedendo la conferenza, il convegno, quello che si sta, la presentazione di un libro, insomma, della giornata, del convegno, ecco, chiamiamolo così. E si parla come si dice, la libertà di espressione va sempre salvaguardata, la libertà di parola, di giudizio, quindi democraticamente loro hanno espresso la loro opinione. E io mi chiedo, ma è possibile che veramente il mondo vada al contrario? Io credo che invece sia stata una vera e propria violenza, perché a un organizzatore, che è come se noi durante la nostra trasmissione siamo qui a esprimere la nostra opinione liberamente, è come se intervenissero loro a impedirci di esprimerla. È esattamente il contrario, no, non è quello il modo di esprimere la propria opinione, impedendo ad altri di farlo. E io mi chiedo, ma è possibile che nessuno dica la cosa giusta rispetto a queste manifestazioni? È stessa notizia, anche se un po' diversa, quando si parla di questi giovani attivisti che buttano del colore sulle opere d'arte o quando vanno alla Fontana di Trevi a sporcare l'acqua e le statue, eccetera, c'è cioè il monumento, e si dice, come se ne parla, come se Fosse fosse cosa una cosa normale. normale, perché loro devono esprimere, poverini, i giovani devono esprimere le loro opinioni, io li metterei in galera per chiarirci subito. Ma sentiamo uno che delle opere pubbliche, dell'arte, ha fatto il proprio stile di vita, sentiamo dal maestro Baldassarra che ne No, pensa. dico, sinceramente è una cosa che mi ferisce. Assistere a una scena del genere, quindi un gruppo di giovani che vogliono con tutti i buoni motivi protestare per l'ambiente, quello lì, e
e intervenire in quella maniera violenta sulle opere d'arte, pur essendo il colore non inquinante, non pericoloso, è una scena intollerabile, è una scena che io stesso contesto solo a vederlo. Quindi, secondo me, è un errore, enorme vedere quella scena. Sapendo che lo scopo è positivo, lo scopo di Quindi quell'intervento, non sì. giudicarla negativamente. No, È un errore, è un errore. l'intervento non è scusabile assolutamente. Secondo me, parlare del clima e intervenire su un'opera d'arte in quella maniera lì è offendere veramente L'intelligenza. l'intelligenza, la cultura. Quindi è una cosa che è inaccettabile, secondo me. Cioè, se lei facesse durante una sua esposizione, no? In una galleria d'arte, se le venissero a imbrattare i suoi quadri, le sue opere, Cioè, lei cosa, come reagirebbe, chiaramente no? in primo luogo mi offende già immaginare una cosa del genere. Quindi poi pensare che lo si faccia per un fine nobile che poi espresso in quella maniera ottiene il risultato contrario. Ma poi sulle opere d'arte, Sì, dico, perché non lo sulle. fanno su altro? Non lo so, Io sulle opere d'arte. trovo Perché lo vanno a paradossale. imbrattare i politici, no? Cioè, Bravissimo, sarebbe molte diverso. volte io ho considerato proprio questa scena qui. Dico, vuoi intervenire, Se hai il vuoi coraggio, protestare? imbratta il Ma sì, politico, ma il però. problema è che intervenire sull'opera, che l'opera più. Cioè, è la situazione più E innocente certo. Che cosa c'entra l'opera? Assolutamente. Secondo me L'opera d'arte, cosa c'entra? con un risultato contrario, perché io penso qualsiasi cittadino o competente d'arte o meno competente, a vedere una scena del genere si senta umiliato, si senta Bravo, offeso, si certo, bravo. senta. Quindi io penso che non sia utile fare quell'intervento assurdo. Quindi al Salone del Libro, lei che È ha la stessa visto la cosa, è la notizia, stessa cosa, cioè dei ragazzi che vanno lì interrompono lo svolgimento sì. di una C'è manifestazione, di un convegno pubblico, tutta la democrazia di di questo una mondo. presentazione, ecco, per chiarirci, una presentazione di un libro o di libri o di iniziative. Penso anch'io come te che sia una scena non giustificabile, perché protestare in quella maniera lì significa impedire ad un'altra persona di avere Certo. libertà di espressione, libertà di esprimere, compreso il ministro, quello che vogliamo. Certo. Perché, ci sono modi diversi, Cioè secondo la me. protesta la fai, ma la fai fuori, la fai Assolutamente, ma a un angolino, richiami l'attenzione e senza che cerchi di. vada a danneggiare poi Esatto, un bene esatto. pubblico o un contesto pubblico, perché vai a Quindi. fare un intervento contrario a quello che tu pensi di fare in principio, quindi non è positivo, assolutamente. Però nessuno lo dice questo, nessuno ha capacità di Il mondo sta critica, andando al contrario, spirito perché tutto è critico per dire. scusabile, tutto è tollerabile, compreso l'intervento sulla Fontana di Trevi. Qualche anno fa un artista ha fatto una performance così, buttando del colore rosso nella Fontana di Trevi. Secondo me, trovare modi per attirare l'attenzione sul proprio lavoro è fatto in quella maniera lì è contraddittorio. È un intervento che veramente offende l'umanità, perché Quindi non. noi saremmo, se fossimo, diciamo, al posto di chi comanda, saremmo per pene un po' più severe, cioè scusare basta, cioè fino a un certo punto. Bisogna esprimere le proprie opinioni senza dare fastidio ad altri che le stanno esprimendo, cioè, È una valutazione, ecco. in questo caso io considero un intervento di Piero Angela, che a proposito ha espresso, ha detto questo è un paese morto. Piero Angela ha Sì, detto è questo è un vero. paese morto, perché non si premia la qualità e la capacità e Condanna non si condanna l'intervento offensivo violento, certo. su tutto. Quindi, in effetti, siamo in questa situazione qua. Io penso che stiamo andando un po' alla deriva. Il fatto di lasciare
libertà di senza che ci sia il limite Questo di è il neoliberismo, diciamo, è il nuovo liberismo ma non è che... neppure più quello, cioè il fatto di lasciare veramente. Poi ieri ho letto un articolo sul fatto che in questo paese non si condanna chi ha sciolto nell'acido un bambino. E quindi è rimasto impunito e poi si va ad intervenire per un furto in un supermercato e una persona segue un iter di condanna assurdo. Quindi ci sono delle sproporzioni che vanno considerate, secondo me. Tra l'altro, un'altra notizia interessante, proprio a proposito di bellezza, ne sono successi due di casi del genere, ma forse sono anche di più, di cittadini che per una loro attenzione, per un eccesso di attenzione verso la cosa pubblica, sono andati ad aggiustare per esempio il Ah, sì, in marciapiede effetti. di fronte a In casa effetti, propria. assurdo. O uno è andato a coprire una buca, sono stati addirittura Multati, multati 800 euro per un intervento. Questo è dire, paradossale, questa è l'Italia. paradosso, il Oh, io paradosso. definisco questo, ironicamente, come il paese dei Pulcinella, perché siamo oggi a questo punto qua. Cioè, io stesso, tempo fa, mi ero proposto di andare a raccogliere le immondizie dalla statale 16, la statale Ecco. 99, Sì. e avevo saputo che quell'intervento mi avrebbe portato Un rischio assolutamente, cioè mi mettevo in una a condizione di rischio. essere anche arrestato, cioè è paradossale, diciamo la verità, cioè, il cittadino che va a fare un intervento sul suolo pubblico perché ritardano gli interventi Invece di chi dovrebbe farli? Di chi dovrebbe dell'amministrazione, cioè io trovo veramente che siamo da un paese assurdo. Ecco, allora, ma veniamo un po', per non consumare il tempo solo su questioni, nazionali, che senz'altro sono un riferimento per Certo, è noi, cioè parlare di un'attualità queste cose, che certo, di incredibile. Di questo bisognerebbe parlarne nelle scuole, assolutamente sì. scusate la presunzione, ma di questo dovrebbero parlare gli insegnanti nelle scuole, quando si parla di educazione civica, Concordo quando si parla perfettamente, è di, così. Sì. sì, di cultura, quando si parla di Il questi senso civico argomenti. alla base, Sì. che varrebbe. Siamo di fronte alla scelta del candidato sindaco. Ora, Sì. noi ovviamente non esprimeremo nessun giudizio perché Assolutamente. c'è la par condicio. Guardate, c'è un aspetto che io non mi stancherò mai di ripetere. I giornali, i siti internet possono dire e fare quello che vogliono, possono fare i faccia a faccia, i confronti nel modo più fantasioso possibile e immaginabile. Noi no, noi siamo ultra controllati, ecco il perché del faccia a faccia ieri della nostra trasmissione fatta in un certo modo rispettando i tempi, perché la televisione invece è soggetta al controllo diretto degli enti preposti. Quindi, ritornando al discorso, stavo dicendo, siamo di fronte al ballottaggio, non possiamo Certo, esprimere opinioni assolutamente. rispetto a questa cosa. Però possiamo dire cosa ci aspettiamo dai due candidati, da chi di loro andrà ad amministrare questa città, perché una cosa è certa, credo che concordiamo su questo, siamo stanchi di vedere solo cementificare la nostra città, a proposito di spazi verdi, e invece non destinare a verde nessuna delle aree che sono rimaste, che sono pochissime, ormai ce le siamo bruciate, ce le siamo giocate tutte queste aree, non ci sono più aree da destinare a verde, però dico un'inversione di tendenza, anche se ormai è troppo tardi, la dobbiamo avere o no? Lei è d'accordo con me Assolutamente con sì. questo? Certo. Cioè, vogliamo lanciare un messaggio preciso a questi Allora, io penso candidati? una città moderna debba avere come punto di riferimento veramente il fatto della qualità della vita, quindi il piano ecologico di larga prospettiva. Il piano verde di questa città va rivalutato dal prossimo sindaco della città. Ci sono delle aree ancora da ripristinare, da rigovernare e quindi e destinare anche a parcheggi pubblici e anche a verde come punti per i bambini, per i nostri Tempo figli. libero, Tempo c'è il libero, tempo questo qui. libero. Quindi io penso che il futuro sindaco debba avere veramente una qualità in più, considerando questi aspetti qua, perché non è più tollerabile il
vedere una città che spazia su fronti liberi e inquinanti. Costruzioni senza un controllo poi dell'assetto urbano, di queste cose qui. Io penso che ci voglia qualità, Poi, tra l'altro, assolutamente. lei, maestro, lei ha vissuto a Parigi tanto In tempo, contesti diversi, in contesti diversi. devo dire sinceramente, ho la possibilità di fare dei confronti. E quindi C'è molte stato negli anni Ottanta, volte, vero? sì, Primi anni certo, Ottanta. per un lungo periodo. Ho vissuto anche in Bretagna e in Bretagna ho visto poi il rapporto di una comunità col verde, ciò che a noi manca. Noi già culturalmente non abbiamo mai considerato lo spazio verde come qualcosa di legato alla nostra esistenza. Quindi abbiamo sempre pensato alla casa, a costruire, quindi è degenerato un po' questa cosa qui. Cioè, non abbiamo Oggi mai pensato alla bellezza. assolutamente, quello che manca se noi facciamo dei confronti è questo. Allora, vedendo delle città in Francia c'è un assetto urbano armonico, equilibrato. Quindi vediamo le costruzioni che seguono un contesto di estetica. Da noi no, noi ci facciamo pure il giro del centro storico, lo vediamo deturpato, chi ha fatto di tutto e di più, anche di abuso edilizio. Molte volte mi capita di vedere delle costruzioni dove Non era non previsto, era dove non possibile ci. immaginare fare, quindi c'è stata veramente una deriva, secondo me. Devo dire anche, ci sono delle pecche che vanno a carico di chi ha governato questa città in passato. Ci sono delle licenze permissive che erano intollerabili, per chi ama la propria città, perché vedere porte anticorral, cose che abbiamo detto tante volte, Vabbè, ma quelle forse sono il quindi male tutto minore, forse, male rispetto minore, a però quello che è successo. vedendolo oggi con un'ottica diversa, ci rendiamo conto che abbiamo perso del tempo. Vedere, io molte volte faccio il confronto con le nostre città vicine. Matera, io ricordo, e questo l'ho detto anche le altre volte, ricordo Matera, prima che partissi per la Francia, era un paese abbandonato alla deriva del mondo. Vederlo oggi, secondo me, è la qualità dell'uomo politico che l'ha ristrutturato, Governante, quindi gente che ha speculato poco sugli interventi strade finanziari, tutto un enormi, assetto urbanistico fatto da persone completamente competenti diverso. e intelligenti che hanno permesso di vedere questa città rinascere. Quindi Matera è una città da esempio per questo. Perché diciamo questo? Perché abbiamo notizia così in questi giorni di idee di espansione di questa città ancora riferite al cemento. Cioè, si stanno promettendo realizzazione di Certo, altri quartieri, altri palazzi, ma in realtà solo cemento, 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 cemento e nient'altro. Quando sappiamo, questa è cosa certa, in giro si sente parlare di questo fatto, basta guardare le agenzie immobiliari, Altamura è piena di immobili in vendita. vendita da fittare, eppure si costruiscono ancora palazzi, palazzi e palazzi. Si cementifica ancora questa città senza nessuna idea di sviluppo concreta, senza nessuna idea Proprio di. vero, è così. È così. È così. Allora, questo vorremmo sentire invece dai candidati sindaco. Ormai siamo agli sgoccioli, è troppo tardi, voglio dire, non ce la facciamo più fino a venerdì, poi è finita. Poi. Esatto, io mi auguro che sia un modo anche per il prossimo candidato sindaco, chiarezza di idee sulla città. Cioè, immaginare una città che turisticamente sarà proiettata verso un mondo sempre più largo e più ampio, e considerare che queste prospettive porteranno solamente a benessere sia alla qualità della vita e sia alla parte economica, chiaramente, perché un turismo attivo e non passivo, mordi e fuggi, Non ha non nessun senso. serve, non ha alcun senso. Dobbiamo puntare prima di tutto sulla cultura, perché è una cosa che sottolineo sempre.
rivalorizzare anche gli elementi, e voglio citare il compianto Mimmo Ventura, un artista di Altamura che è stato purtroppo ora dimenticato, nessuno più lo sta curando. Quando le sue opere andrebbero valorizzate e poste in location pubbliche, alla portata della visione sia dei turisti stranieri sia della gente locale. Quindi fare cultura attiva, secondo me, è un punto già, un prospetto da immaginare per il prossimo futuro. Tra l'altro, Antonio Baldassarra, lo ricordiamo, ma io non, diciamo, non lo sapevo, ma ha anche pubblicato, c'è un libro che parla È diciamo, della sua una cosa esperienza, personale, sì. che parla della sua esperienza, c'è una bella foto di lei da giovane, di Sono copertina, giovane, giovane. lo è ancora, però No, dico, vabbè, quella è mica ancora tanto. quando era Io minorenne, faccio quando era sempre una minore. battuta pure, faccio sorridere i miei, dicendo io vado per i 90, per i 90 per la paura. Ah, noi siamo sul Comunque, 90, sì, noi siamo sono proprio sul 90, quindi 90. chi meglio di Sì, noi? allora è venuto così un po' per caso il fatto di rispolverando i ricordi del passato, della bella avventura che ho avuto modo di vivere. Quindi ho cominciato a scrivere i ricordi di questa mia vita vissuta a Montmartre, la mia vita da bohemienne, in una Parigi ormai diversa da quella che è oggi, perché Parigi Parigi. negli anni '80 aveva un'identità differente di quella. Oggi è un po' tutto standardizzato, globalizzato, diciamo. Ma quando l'ho conosciuta io, essendo all'epoca una città non in Europa, perché non in Europa Perché non c'era come ancora comunità l'Europa, eh europea sì. Diverso. intendo. Quindi c'erano ancora le frontiere, c'era la moneta, era un contesto diverso. E quindi mettere a confronto queste due identità di quella che ho conosciuto all'epoca, ho ritenuto positivo scriverci sopra un racconto. Quindi una vita bohemienne di artisti internazionali che si incontrano per caso a Montmartre e vivono un'avventura. Io ritengo che sia, per chi ha letto già le bozze, l'hanno ritenuto molto, molto interessante. Tant'è vero che ho avuto una proposta da una casa editrice che è interessata, che mi ha fatto delle proposte che ritengo ancora oscene, perché volte le case editrici tendono a speculare, però io penso che sia una storia che avvincente, che Beh, può certo, interessare. l'esperienza che lei ha acquisito Sì, poi in e quegli io ritengo che anni è mi di ritengo notevole. fortunato di aver vissuto questo, perché averlo fatto in un periodo storico particolare, Certo. ripeto, fuori dal contesto europeo, come comunità, è stata un'avventura Poi era veramente. da solo lì, viveva da Io sono solo. partito all'avventura, da solo, sì, ho continuato i miei studi all'École des Beaux-Arts per un periodo, poi ho cominciato la mia carriera di artista giovane, quindi avevo l'opportunità di studiare le grandi opere che prima avevo fatto tramite libri, queste cose qui, quindi è stata una grande gioia per me, perché avere la possibilità di andare all'epoca non c'era ancora il Musée d'Orsay, che con tutti gli impressionisti, ma l'ho visto al Museo d'Arte Moderna all'epoca di Parigi, al Centro Pompidou, e quindi racconto un po' questo excursus Come faceva a sostenersi economicamente? Questa è una curiosità sì, che allora, lì ho. racconto proprio questo passaggio qui. Quando sono partito con l'entusiasmo di un giovane artista che va a Parigi con tutta La voglia la di voglia di fare, scoprire i posti della grande Fauste. rivoluzione d'arte del Novecento. Quindi sono arrivato lì con la mia sicurezza fragile. Pensavo di conoscere bene il francese, invece dal primo approccio con la lingua francese era un'altra cosa, perché a Parigi poi il suono è gutturale, quindi ho avuto difficoltà e sono entrato subito in crisi, pensavo di Non non è andare. dolce, diciamo, la E quindi il pronuncia, primo approccio è stato questo. Il secondo è stato quando ho messo piede a Montmartre, alla Place du Tertre, che è la piazza degli artisti dove lavoro, io sicuro di arrivare là, e quindi pensavo al mio sostentamento facendo i ritratti come tanti artisti. Arrivo lì e già vedo che c'era un cambiamento, non c'era più libertà
di operare in luogo pubblico come artista se non avessi seguito un iter burocratico particolare. Quindi ho dovuto poi iscrivermi alla Maison des Artistes, au Travailleur Intellectuel, che sono delle strutture culturali che permettono di rendere professionale la tua posizione. E quindi ho seguito quell'iter e poi ho Ok. cominciato a fare i ritratti, che io no, poi non amavo fare in pubblico, perché lì dovevi farlo in pubblico, e quindi l'ho limitato alla sera. Di giorno facevo pittura, giravo, andavo per musei, cercavo di coltivarmi, e poi la sera facevo i ritratti, mi guadagnavo da vivere. Quindi questo è il libro che spero Che il possono pubblico apprezzare sì, anche i nostri arriverà a amici. conoscere un aspetto di Parigi particolare Va che mi ha bene, allora, affascinata. Rien ne va plus, je suis Va Catherine bene. Deneuve, le uniche cose che so in francese. C'è pas No, Catherine no. Deneuve. Catherine Deneuve. Va bene. Allora, grazie al maestro Antonio Baldassarre per Grazie a essere stato voi. ancora una volta qui con noi, col Sempre quale condividiamo le nostre esperienze di vita qui, un invece, piacere nella questo. città di Altamura, invece, non a Parigi, Altamura, provincia di Bari, città dalla quale vi stiamo trasmettendo. Sappiamo che potreste riceverci da qualsiasi parte della Puglia e parte della Basilicata, perciò vi ricordiamo spesso da dove trasmettiamo. Questa è Canale 2, una delle poche emittenti, non so se dire per fortuna per gli altamurani, perché hanno un'emittente televisiva rimasta in piedi, perché sappiamo che in molte città invece non c'è più un'emittente televisiva, perché a seguito del riordino, del refarming, queste parole che si inventano Vero. ai nostri politici nazionali, insomma, Restyling. restyling, ecco, restyling delle frequenze. Praticamente hanno chiuso centinaia di televisioni in Italia. Ecco, questo è il loro modo di pensare alla libertà di espressione, il rispetto della libertà di... Hanno fatto chiudere emittenti anche con dei dipendenti che ora sono a casa, non sanno, prima avevano un lavoro, ora non ce l'hanno più. Questa è l'Italia, cari amici, quindi non fatevi infinocchiare da chi vi fa vedere che è rispettoso del lavoro, bei paroloni, quando anche vabbè, non vorrei dire, altrimenti poi ci becchiamo pure una querela. C'è qualcuno che addirittura ha un'alta carica dello Stato. Dice che va preservata la libertà di espressione. L'Italia è un paese dove la libertà di pensiero, c'è la libertà, dicono, c'è la libertà di chiudere le emittenti televisive locali che rappresentano i propri territori. Questa è la libertà che hanno loro. Questo ci onora di averla qui. Dico, abbiamo fatto veramente i salti mortali e ci siamo riusciti. Per fortuna Altamura c'ha una sua emittente televisiva dove si possono anche realizzare i faccia a faccia con i candidati sindaco. Grazie ad Antonio Grazie a Baldassarre, al voi. maestro. Noi vi lasciamo, a proposito di libertà, con gli spazi autogestiti politici in vista del prossimo ballottaggio. Subito dopo ci sarà Emanuele Giordano con la sua chicchirichì. Chiediamo scusa a Emanuele Giordano perché diamo spazio prima a questi appelli, diciamo, al voto. Grazie a tutti, grazie ad Antonio Grazie a voi, Baldassarre, Ivo. a risentirci, a presto.